Nel suo libro Some Stories Are Better Than Others, Michael Hoyt, uno degli esperti internazionali di terapie brevi, dedica un capitoletto a un tema molto interessante. Il capitolo si chiama It's not my therapy, it's the client therapy. Non è la mia terapia, è la terapia del cliente. Si tratta di un'idea comune a molte terapie di matrice costruttivista, radicale e strategica, in generale a molti approcci postmoderni. In pratica è l'idea che la terapia deve essere un processo di co-costruzione e non una cosa che tu imponi sopra il cliente. In altre parole, non sono io che ti dico che cosa è normale, che cosa è giusto, infatti si parla di approcci non normativi, ma sei tu che mi dici e mi fai capire il tuo modo di vedere le cose, io lo comprendo e insieme a te cerco di capire come partire da lì per co-costruire qualcosa che è funzionale per te, per il tuo modo di percepire e reagire. Solo che stiamo partendo dal tuo modo attuale, che non è funzionale, per arrivare a uno più funzionale. Per fare un esempio, questa è la base da cui si parte anche per molte problematiche di tipo sintomatico. Non vado a fare della dietrologia pensando che per risolvere il sintomo devi fare tutt'altro, perché conflitto tipico, inconscio, cioè, no, andiamo ad agire direttamente su quello. Penso che la teoria alla base del cambiamento è che ci sono percezioni, comportamenti, fattivi, operativi, che ti portano a sviluppare il sintomo, a mantenerlo in vita, e andiamo a lavorare direttamente su questi, senza cambiare le tue credenze o la tua visione della realtà, a meno che non stiamo parlando di piccole modifiche a quegli aspetti disfunzionali. È un po' come la rotta di una nave, spesso basta cambiarla di pochi gradi per arrivare completamente da un'altra parte. Ma come si fa a ottenere tanto con poco? Quando chiesero questa cosa a Michael Hoyt, lui si mise come al solito a studiare, e alla fine trovò tre elementi che permettono di massimizzare l'efficacia di ogni terapia, di ogni singola seduta, e che ti permettono di lavorare seguendo il ritmo, le percezioni, la realtà del paziente. Primo elemento, l'alleanza. Lo sanno tutti i terapeuti, lo sappiamo tutti quanti. L'alleanza terapeutica e più in generale la relazione terapeutica è un costrutto fondamentale per poter fare un lavoro efficace con la persona. Nelle ricerche di Lambert, la famosa Lambert Pie, di cui ho parlato in un altro video, l'alleanza terapeutica, la relazione terapeutica, occupa il 30% della varianza spiegata di ciò che produce un cambiamento in psicoterapia. Peraltro Michael Hoyt, oltre a dire che ovviamente senza alleanza non si va da nessuna parte, ma anche dei suggerimenti per costruire un'alleanza in breve tempo: fare domande, essere curiosi e creare degli obiettivi concreti. Il secondo elemento, infatti, è proprio quello dell'obiettivo. Per quanto il buon Sigmund Freud forse non sarebbe completamente d'accordo, non è efficace fare una terapia, non è efficiente soprattutto, che porta il paziente a zonzo. Molto meglio andarsi a creare degli obiettivi specifici su cui lavorare e da cui partire per costruire il lavoro con il paziente. Darti un obiettivo preciso da raggiungere ti permette di avere una metrica, ti permette di farti domande, chiederti cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo arrivare, siamo sulla rotta giusta, c'è qualcosa che dobbiamo modificare. In più la persona stessa sente di avere per le mani qualcosa di concreto, di star facendo qualcosa di concreto. Norcross stesso diceva che l'obiettivo va a aumentare l'alleanza terapeutica stessa, quindi a impattare positivamente sulla relazione. Ecco che le due cose si congiungono insieme, obiettivi ed alleanza. Una cosa che facciamo nel nostro Italian Center for Single Session Therapy, dove studiamo la terapia seduta singola, è proprio anche darci la differenza tra l'obiettivo della terapia generale e l'obiettivo della seduta specifica da raggiungere all'interno, da provare a raggiungere all'interno della seduta stessa. Terzo elemento, le risorse del cliente. Quindi abbiamo l'alleanza, abbiamo gli obiettivi e abbiamo le risorse, perché è molto più facile lavorare con la persona partendo da ciò di cui già dispone, dalle sue risorse, che possono essere di qualunque tipo: cognitive, emotive, attitudinali, ma anche risorse esterne come la famiglia o il luogo di lavoro o il sistema, i vari sistemi in cui è inserita. Individuare, utilizzare le risorse della persona, cosa che peraltro faceva parte, era inclusa all'interno del principio di utilizzazione di Milton Erickson, fa sì che lei si senta molto più collaborativa, molto più ben disposta a seguirti in terapia. Abbassi in questo modo le resistenze, perché state partendo da qualcosa che per lei è noto, per lei è
familiare, sa già come si fa, non le devi insegnare qualcosa di nuovo, non le devi imporre qualcosa dell'altro, ma utilizzi con quelle che sono le sue capacità già a disposizione. Peraltro aggiungo io, nel momento in cui individui le risorse della persona puoi fare tre cose: utilizzare proprio quelle per costruire una soluzione terapeutica, partire da quelle, costruire su quelle la, con dei pezzi di quelle la soluzione, la strategia che ti permetterà di aiutare la persona, oppure se vedi che sono risorse che non ti possono essere d'aiuto, magari per diversi motivi, per riuscire a risolvere il problema della persona, puoi comunque prenderle come base da cui partire per farti un'idea di che cosa può essere più utile indicare alla persona per aiutarlo a uscire fuori dal problema. Alleanza, obiettivi, risorse. Tre elementi che ti permettono di rendere la terapia più breve e più efficace, perché mettono al centro la persona stessa e il suo mondo. Peraltro ricordati che sicuramente gli esperti di cambiamento siamo noi terapeuti, ma che l'esperto della vita della persona è la persona stessa.